Verone alla Verona è l'ultimo quello con la Salernitana, questo molto più pesante e molto più importante. Come ho detto prima, speriamo sia la chiusura di un ciclo un po' negativo per noi e che sia l'inizio di invece una ripresa che abbiamo lasciato in sospeso dalle prime partite di campionato. Dobbiamo recuperare quell'entusiasmo che c'era prima, sia da parte nostra che da parte dei tifosi, perché ne abbiamo bisogno. Un Avellino non bello, soprattutto nel primo tempo, poi ci avete creduto un po' di più nonostante l'inferiorità numerica e anche il rigore parato da Radu vi ha aiutato sicuramente. Sì, questo è stato l'esempio lampante che non dobbiamo mai mollare. Per essere anche onesti, sotto l'aspetto dell'andamento della partita dobbiamo migliorare tanto perché non meritavamo di pareggiare questa partita. Però penso che sotto l'aspetto mentale dia una grossa spinta questo risultato. No, non ci penso troppo, se inizio a pensarci la sparo in curva, quindi è stato istinto, è andata bene, ci ho creduto, e tutto sta lì, la differenza che doveva andare dentro per forza quella palla per noi, più che altro per la squadra, per questi ragazzi che stanno dando tanto e meritiamo di più. Ma penso che il secondo sia stato meglio perché comunque non so neanche io perché sono andato su quella palla che ero da tutt'altra parte del campo, però ho visto Falasco lanciare, ho detto mi sono lanciato per l'ultimo tentativo, è andata bene. Può essere una grande dose di autostima questo pareggio, proprio perché è venuto con una prestazione non brillante che vi ricompensa un po' di tante partite nelle quali forse meritavate un po' di più. No, deve essere una dose di fiducia importante questa. Questa partita ci deve far cambiare qualcosa. Sotto l'aspetto soprattutto di testa dobbiamo giocare come sappiamo, perché noi non siamo questi e non siamo quelli magari di altre partite giocate male. Noi siamo quelli di inizio campionato che potevamo pure perdere, ma la nostra partita la facevamo sempre. Dopo 2 mesi dobbiamo ancora giocare sotto i fischi del nostro stadio perché non, è una cosa che non va a vantaggio nostro e neanche dei tifosi né dei risultati, quindi dobbiamo essere uniti sotto questo punto di vista e speriamo già da sabato.